Le uniche note positive arrivano dagli altri campi e i risultati prodotti altrove consentono che il vantaggio sulla nona resti di 8 punti. Basta ed avanza questo per rendere l'idea del pomeriggio toscano di un Foggia che fa una figuraccia sul campo dell'ultima della classe, dove cade sgambettato da un ex dal dente avvelenato, punito dalla presunzione di chi forse pensava, a torto, di fare la classica passeggiata. E invece a Gavorrano la passeggiata la fa un avversario che vince col minimo sforzo, ma legittima il successo con una prestazione certamente al di sopra di quella fornita dalla squadra di Padalino, che al contrario appare sazia, svogliata, priva di idee e anche stanca, non solo nella mente, ma nel corpo. Al resto ci pensa la solita ingenuità e un rosso sventolato a Panbianchi dopo appena 8 minuti che costringe il Foggia a giocare in inferiorità numerica in pratica per tutta la partita. Il Gavorrano capisce che il compito è forse meno arduo di quello prospettato sulla carta alla vigilia e comincia ad osare col passare dei minuti, alzando il baricentro e provando a colpire un Foggia che dà la sensazione di non essere proprio sceso dal pullman. Si dirà che le assenze hanno pesato, ma non può essere un alibi, anche perché nonostante l'emergenza, il divario tra le due squadre resta notevole ed è testimoniato dalla classifica, oltre che dai nomi in campo. La sconfitta fa ancora più male perché a mordere sono i denti avvelenati di Zizzeri. Al 35esimo, quella che in rossonera è stata una semplice meteora, incorna e trafigge Narciso. Il Foggia, al di là di qualche sterile sortita, continua ad essere non pervenuto e nemmeno la ripresa cambia uno spartito ricco di note stonate. Anzi, è Narciso ad evitare in più di un'occasione che il punteggio assuma proporzioni più nette. Nella girandola di cambi muta gli equilibri. Padalino si gioca le carte, Leonetti e Curzio. Il Foggia prova pure a raddrizzarla, ma è troppo tardi e soprattutto fa troppo poco per evitare una frenata che lascerà pure le cose inalterate in classifica, ma deve necessariamente aprire una riflessione.